SLC di Modena, grazie a Giuliano Barbieri che ha fatto un po' da tramite per stabilire questo contatto, è uno di quei settori dell'editoria che interessa anche le edicole. Bene, allora questa è la ricca scheda della giornata, noi andiamo ancora con un po' di pausa musicale, poi tra una manciata di minuti l'appuntamento con la rassegna stampa. A più tardi. Passing by, I never wanted to see you cry. You look so pretty with that sad look on your eyes. I only wanted a big bright day. I wanted hard to make my way. I tried to make things right, to make you mine. And stop time. But songs are written on a Tuesday. Great loves are made on the sideline. What's come easier on the darker shade? Beyond the blue, there's a great sunshine. Songs are written on a Tuesday. Months fly by on the calendar. I guess that you will be mine someday. The sky is clear, we can see the stars. Songs are written on a Tuesday. I never knew how much I had bottled up inside. I look so pitiful with these tears in my eyes. I have to take a day after day. I can't be any other way. To love now, and I can't deny. And so please stop time. Please stop time. Songs are written on Tuesday. Great loves are made on the sideline, and words come easier on. Are written on a Tuesday. A must fly by on the calendar. I guess that you will be mine someday. The sky's clear, we can see the stars. The songs are written on a Tuesday. Wait anymore. Songs are written on a Tuesday. Great loves are made on a sideline. And words come easier on the darker shade. And beyond the blue, there's a great sunshine.
Bene, allora di nuovo in studio per l'appuntamento con la rassegna stampa. Diamo un'occhiata ai temi e alle prime pagine, quindi ai titoli dei giornali oggi in edicola. Ci sono vari argomenti, a dire la verità, non ci sono aperture omogenee, unidirezionali, diciamo così. I giornali sono sbizzarriti a cogliere vari aspetti della vita economica e politica, sia a livello internazionale che per quanto riguarda l'agenda italiana. L'intesa provvisoria nello scontro sulle licenze dei taxi e l'annuncio di una manovra correttiva da realizzarsi entro aprile, anche se il presidente Gentiloni esclude e taglia la spesa sociale, il rischio di un nuovo ridimensionamento del welfare però è molto alto. Sono le due notizie principali delle prime pagine di oggi, insieme alla scoperta della NASA su un sistema solare a 40 anni luce da noi, dove potrebbero esserci forme di vita. L'altra notizia trasversale che ha conquistato alcune aperture è quella dello stadio della Roma, dopo un nuovo dietrofront di Grillo. Lo stadio si potrà fare, ma non deve essere. Non, scusate, dove è stato già indicato, cioè nell'Ansa del Tevere, nella zona di Tor di Valle. Apertura diversa quella di Repubblica, quindi ancora un altro argomento che giustamente dà rilevanza alla notizia dello scontro politico sull'assunzione dei medici non obiettori all'ospedale San Camillo di Roma. Aborto, assunti non obiettori, Lorenzin e i vescovi insorgono. Scontro politico poi sul concorso per garantire le interruzioni di gravidanza, medici divisi, Zingaretti, rispettata la legge 194, quella appunto che regola l'aborto. Altre regioni con lui, mentre aumentano gli interventi clandestini per la CGIL. Il caso dell'ospedale di Roma dimostra che la legge 194 non viene applicata e poi, infine, nulla di fatto per Alitalia. Oggi, infatti, è stato confermato lo sciopero. Vediamo i titoli di apertura, cominciando come di consueto dal Fatto Quotidiano, che ha sempre un titolo diverso dal mainstream, appunto, come possiamo dire, anche se oggi i direttori si sono sbizzarriti a mettere in luce elementi diversi. Comunque, l'apertura del Fatto Quotidiano in alto è terremoto e Errani che dice la ricostruzione non esiste proprio, la registrazione è su Panorama. L'inviato del governo nelle zone devastate confessa non si è fatto nulla su casette, macerie e viabilità. L'atto d'accusa davanti ai sindaci dei paesi del cratere. Non mi interessano le polemiche sui giornali, ma non è possibile che per cominciare a fare qualcosa si aspetti il fabbisogno definitivo. Non esiste, bisogna darsi un'organizzazione, ha detto Errani. A centro pagina, l'Unione Europea manovra o vi multiamo, e Renzi pensa a primarie Lampo. E poi ancora sulla vicenda dei taxi c'è l'intervista a Sergio Cofferati. Il codicillo antitassisti è scorretto, consultare i lavoratori. Poi notizia dall'estero: Le Pen indagata la capogabinetto, lei che risponde complotto. Questa è la ricca prima pagina del Fatto Quotidiano, accompagnata come tutti i giorni dall'editoriale di Marco Travaglio, oggi dal titolo Che mangino brioche, quindi la famosa frase dei regnanti di Francia, appunto, di fronte al popolo che stava insorgendo. Andiamo avanti. Libero, salvano le banche uccidendo i clienti. La verità, arrestato il faccendiere massone che ha aiutato il padre della Boschi. E poi a centropagina un titolo orrido, per quanto, insomma, su un fatto vero. Orge di Stato è titola La Verità, c'è materia per la procura, è la vicenda appunto di questa associazione che secondo alcuni avrebbe organizzato delle orge con dei soldi pubblici. Possibile un'indagine per favoreggiamento. Nel caso Zacchiroli si parla di abuso, il suo posto è un doppione. Chiaramente diventa un argomento facile per i giornali di centrodestra che sulla differenza di genere hanno sempre fatto una vera e propria crociata. Chiudiamo queste perle di saggezza giornalistica con il giornale Due inchieste sui volontari complici degli scafisti. Falso buonismo, dice il giornale. Le ONG aiutano i trafficanti di essere umano a portare i migranti
dalla Libia. Anche qui siamo al limite delle falsità e così comunque questa è la linea editoriale. Andiamo avanti, Corriere della Sera, Repubblica, Corriere apre con i taxi, così le nuove regole, titola, e poi a centropagina, ora Grillo ferma lo stadio a Roma, si fa, ma non lì, la fotonotizia delle dei sette pianeti a 40 anni luce dalla Terra, le sette sorelle dove può esserci la vita, titola il Corriere della Sera, che poi dedica la vignetta a Emiliano e a questa, questo percorso che sta facendo dentro il PD per la conquista della segreteria. C'è un dossier sull'età, sulle aspettative di vita, viviamo di più, la corsa ai 90 anni, titola il Corriere della Sera. E poi un approfondimento anche sulle casse pubbliche, conti dei comuni, chi spende peggio, questa è la classifica del tutto originale del Corriere della Sera. Repubblica, aborto, assunti non obiettori, Lorenzin e i vescovi insorgono, scontro politico sul concorso per garantire le interruzioni di gravidanza. Centropagina, Renzi punta all'Election Day l'11 giugno. E poi l'Europa, l'Unione Europea avverte l'Italia, manovra ad aprile, Gentiloni promette no a tagli depressivi. Vi segnalo di Repubblica questa intervista, doppia intervista, Bono e Bill Gates, Africa e Trump, noi vogliamo un mondo migliore, un bel servizio che occupa diverse pagine interne di Repubblica. La Stampa, Renzi negli Stati Uniti, cerco idee antipopulisti, e questo è il titolo, a San Francisco con l'ex premier che incontra i vertici di Apple, Airbnb e Tesla, mi interessa il messaggio positivo della New Economy, quindi da qui comincia una campagna elettorale che è anche la battaglia per la segreteria del PD, insomma Renzi riparte tra l'altro da un punto, quello degli Stati Uniti, che già aveva messo in agenda quando Napolitano lo candidò a premier, anche perché Napolitano appunto ha aderenze abbastanza forti e consolidate con gli Stati Uniti, quindi Renzi pensa di rifare lo stesso percorso e pensa appunto di ritornare alle stesse posizioni, alle stesse poltrone, agli stessi snodi di potere che Napolitano gli aveva già prospettato nella prima fase. Quindi una fase 2 di Renzi che comincia esattamente dallo stesso punto dal quale era cominciata la fase 1. Il viaggio a centropagina di Mattarella in Cina, Mattarella alleanza cinese, investite nel nostro paese. Poi in piccolo, una piccola finestra sul Campidoglio, Grillo ferma lo stadio della Roma e dice non lo si può costruire a Tor di Valle, il patron giallorosso, il no sarebbe una catastrofe.